cosa vorreste voi? Che un uomo si legasse a doppia mandata la prima che incontra? Che rinunciasse a vivere per lei? Che non avesse più occhi per nessun altro? Bello. Bello davvero. Impuntarsi nella mania di essere fedeli. Seppellirsi per sempre nella tomba di una passione. Essere morti fin da giovani a tutte le bellezze che potrebbero camminarci davanti agli occhi. Ma va, la costanza è buona solo per riderci sopra. Franco La Sacra, direttore artistico del Teatro dell'Albero, Loredana De Flavis. Ecco, qui a San Lorenzo al Mare il teatro diventa anche itinerante, insomma va a cercare il pubblico, una cosa un po' particolare. Esatto, una formula che abbiamo visto funziona molto, perché noi siamo abbastanza esperti in questo tipo di teatro, sappiamo che comunque soprattutto i borghi che hanno un centro storico gradiscono questa formula di teatro, perché comunque il pubblico ha piacere di assistere a queste rappresentazioni attraverso un percorso nei centri storici e tra gli angoli più caratteristici. Quest'anno a San Lorenzo al Mare c'è una novità: siccome lo spettacolo ha per titolo Il teatro in cornice, è una vera e propria galleria di quadri teatrali, quindi per poter rappresentare meglio questo aspetto di questa galleria, abbiamo pensato di farlo in questa passeggiata nuova sul mare, dove comunque ci saranno 9 cornici con 10 attori che declameranno dei grandi monologhi teatrali. Quindi a un certo punto queste cornici prenderanno forma e si animeranno per dar vita a questo spettacolo. Insomma, la dimostrazione che teatro e cultura si può fare anche in riva al mare, anche quasi sulla spiaggia. Assolutamente sì, in una sera d'estate, un'occasione suggestiva, riteniamo. Noi siamo molto contenti e anche un po' orgogliosi di questa sperimentazione, quindi Teatro in Cornice, una mostra d'arte itinerante. Un ringraziamento ovviamente al comune di San Lorenzo al Mare, che da 15 anni ci sostiene. In 15 anni ormai diciamo che tutte un po' i linguaggi espressivi, teatrali, artistici, li abbiamo, li stiamo comunque sperimentando. C'era qualcuno a cui ho voluto bene, un ragazzo, un bambino, ed io ero giovane, così giovane. Avevo 16 anni quando ebbi la rivelazione, l'amore, è come se accendessi all'improvviso un faro nella penombra.